Ciao a tutti ragazzi! Benvenuti o bentornati nel canale! Io sono Mark. Io sono Russell. Oggi video unboxing, se così possiamo chiamarlo, diciamo. Sì, è la prima volta che facciamo, diciamo, questo tipo di video e non sappiamo se metterlo come video haul o unboxing. Se ci seguite su Instagram, seguiteci qui, trovate in... link. Ma che sapete che la scorsa settimana siamo andati a... dal Mi Store. Esatto, al Mi Store abbiamo preso un po' di cosine di Xiaomi. Ovviamente il nostro non nasce come un canale di tecnologia o smartphone. Però... quindi diciamo che ci stiamo provando, è una cosa che può andare. Infatti come primo video io ho pensato di fare il video del cambiamento da Android ad Apple, perché io sono sempre stato Android. E in questo periodo mi sono un po' fissato con l'iPhone, quindi chiamando il POC, diciamo. Esatto. Anzi, ora però se è sceso un pochino. Ora mi sono un po' calmato e oggi scoprirete perché. Quindi io direi di iniziare con questo video haul unboxing del Mi Store. Iniziamo. Allora, anche su Instagram abbiamo messo una foto dove abbiamo già fatto vedere in anteprima cosa abbiamo preso al Mi Store. Fra le tante cosine che abbiamo preso, il Mi Band 4. 4. Mi Smart Band 4. E praticamente su internet viene sponsorizzato a un prezzo, ma in realtà specialmente al Mi Store di Catania viene venduto a un prezzo un po' più alto, non si è capito per quale motivo. Io sto usando il 3 perché la regia qualche settimana fa ha preso il Mi 9, è in offerta da Euronics, comprando il telefono ti davano anche il Mi Band 3. 3. Per la cronaca, il video presentazione è stato registrato proprio col Mi 9 in 4K a 60 frame. Quindi già bene o male potete capire la qualità del telefono, tra virgolette. E quindi abbiamo fatto l'upgrade al Mi Smart Band 4. Che ora proveremo ad aprire senza distruggere. Che giusto, vabbè. Allora, il Mi Band 3 secondo me è più carino rispetto al Mi Band 4. Perché è più bombato, questo è più... una padellata in faccia. Io invece preferirei questo, perché in questo qua si vede proprio lo schermo, cioè se si mette con la luce che ci sbatte, diciamo, si vede lo schermo, invece in quello non si vede. Quindi preferirei tutto schermo, però mi piace di più il coso touch di questo, che qua c'è un cerchietto, là c'è proprio invece il buco. Sì, qua c'è tipo lo schermo che è concavo, invece qui c'è il logo del menu, sotto c'è tipo il pallino. Allora, la differenza sta che questo ha uno schermo normale, questo qui invece ha colori e ha più funzionalità. Molto più funzionalità. Come batteria sono entrambi di lunga durata, però a quanto pare questo qui, essendo che lo schermo è a colori, la batteria dovrebbe durare di meno, ma niente di che. Fate conto che io questo l'ho da una decina di giorni, sì, una settimana dovrebbe durare. Ma l'ho ricaricato ieri, la ricarica è pure veloce, quindi... anche ci mette di notte, è già in... Allora, io questo non lo tolgo mai dal polso, zero totale. Lo utilizzo, cioè, proprio anche per dormire, perché a me piace questa cosa, perché mi dice quanto sonno profondo faccio, quanto sonno leggero, quante volte mi sveglio durante la notte. Cioè, è precisissimo, non si può dire che sia sbagliato. Ci sono tante funzionalità, tra cui i battiti, il contapassi, Nel 4 hanno aggiunto solo la piscina. Sì, perché in teoria il 4 dovrebbe essere impermeabile all'acqua. Anche il 3, anche se io non intendo mettermi sott'acqua, io non sì. Lo fate neanche voi. Sì. Poi comunque, se volete fatto un video più approfondito dei prodotti che vi stiamo mostrando, scrivetelo nei commenti e noi vi accontenteremo, anche perché così possiamo testarli meglio in questi giorni e possiamo parlarne poi anche meglio. Il caricatore è pure diverso dal 3. Il Mi Band 4, comunque, cioè il 4 e anche il 3, comunque comunicano col telefono tramite Bluetooth, quindi proprio, cioè, voi andate nel telefono, che ne so, la mattina io mi sveglio e già mi ritrovo tutti i dati della notte, quanto tempo ho dormito e tutte queste cose qua. Sfrutta il Bluetooth, però in teoria non dovrebbe occupare il Bluetooth. Fa la sincronizzazione ogni tot di tempo, quindi nell'arco di tempo in cui il Bluetooth è libero, voi potete utilizzarlo per le cuffie o per le casse, quello che volete voi. E comunque rispetto al Mi Band 3, ad esempio, questo qui ti dà la batteria direttamente di default nella schermata. Poi ti dà anche i passi che in genere nel 3 ci devi andare proprio a controllare. Sì. E si possono cambiare gli skin, perché essendo a colori comunque potete entrare nell'applicazione del Mi Fit e scaricare tutte le varie schermate fighe, bla bla bla. Poi c'è l'applicazione Mi Band 4 dove potete scaricare le skin fatte dalle persone.
vado in regia il prossimo. Mi Wireless Fast Charger. Yeah. Non l'ho letto, non più. Allora, è un caricatore wireless di 20 watt ed è universale. Può caricare tutti i dispositivi, però a quanto pare gli unici dispositivi che supportano la ricarica wireless veloce sono i Xiaomi, insomma tutta la linea. Beh, dovrebbe essere... Oh, ci hai rotto il Allora, è un caricatore wireless, mi sono un po' alterato perché la regia ha messo che mi blocco ogni minuto. Allora, è un caricatore wireless di 20 watt. Supporta tutti i dispositivi. La ricarica più veloce la fa soltanto con Mi 9, che è il telefono da cui stiamo registrando. Della regia. Ed è il telefono della regia, quindi per favore, solo il Mi 9 è in fast. Gli altri dispositivi sono un po' più lenti, però comunque sono abbastanza veloci. Ovviamente i dispositivi devono essere compatibili con la ricarica wireless, altrimenti li attaccate al fan. E qui c'è insomma la placchetta. Ah, c'è anche questo, non pensavo, credavo. Dove voi posate il telefono. C'è anche il trasformatore. Non pensavo di essere anche il trasformatore. Guarda che carino. Pensavo dovesse avere il tuo. Nel Mi Band 4 Smart, là non c'è. Capito, per questo io pensavo. Comunque è enorme il trasformatore. Si vede che è super fast. Alcune cosine che vi mostreremo oggi non le abbiamo prese tutte al Mi Store. Alcune le abbiamo prese online perché al negozio non erano disponibili. Già, trovo il mio telefono. Ah, le mie! Guarda, fallo tu. Non ci riesci. Oddio, che carino questo pacchettino. Che sono carine. Sono le Redmi AirDots. Redmi AirDots. Sono delle cuffie Bluetooth. Ne. Tutto scritto in giapponese dietro, cinese. Allora, queste qui le abbiamo beccate online perché i negozi non le avevano e sono le Redmi AirDots, come abbiamo detto prima, e hanno il Bluetooth 5.0. Vabbè, sono nere. Non nere, sono cose cosa per ricaricarle. Ho scritto Redmi, e poi sono le cuffiette. Ah, pensavo fosse Type-C, invece è micro USB. Ma sono tipo con la calamita. Ah, oh, bellissimo, così non cadono come le apro. Altro prodotto preso al Mi Store questa volta. Bilancia tutto fare, fa anche il caffè. Esatto, manca solo quella praticamente. È la bilancia che praticamente attraverso l'applicazione del Mi Fit ti dice quanta massa grassa hai perso, quanta massa grassa hai, quanti liquidi. Queste sono le istruzioni. Questa è la bilancia. Qui appare il peso. Però poi tutti i dati poi insomma appariranno nel Mi Fit, nell'applicazione. Per il telefono. Massa grassa, massa muscolare, indice corporeo, liquidi, tutto, prende tutto, tutto. Altra cosina presa online perché qualche settimana fa appunto la regia ha comprato il Mi 9. Prima del Mi 9 aveva il Mi 8 Lite, che adesso mi sono preso io. E siccome io ero fissato con l'iPhone perché tutti quei colori dell'iPhone XR... Cioè, sono l'occhio. Io i telefoni neri non li sopporto. Il Mi 8 purtroppo la regia l'ha preso che era soltanto nero disponibile. E siccome tutti i Xiaomi sono dotati di cover trasparente, però trasparente. La cover del Mi 8 Lite era praticamente nera. Anzi no, era nero trasparente, non era manco trasparente. Era nera trasparente, però siccome c'è... Cioè, allora, il telefono è bello così o è bello con una cover colorata? Quindi io che cosa ho fatto? 7 cover, 10 euro su Amazon. Questi sono i colori delle cover. Sono troppo belline, però quella che volevo più di tutte era quella giallo, blu, azzurra. Che però non ha proprio il taglio perfetto, se vedete, rispetto alle altre. Però comunque riprende più che altro la cover originale, che è questa, che come vedete ha diciamo gli stessi, ha lo stesso taglio. Mi piace davvero tanto quella rossa, è bella. C'è proprio un puntino rosso che mi piace. Quella che utilizzo io è la gialla. Rispetto a quelle cover originali, che della di Xiaomi, che sono comunque molto leggere, lucide, comunque sono molto che slittano al tatto. Invece queste qui sono proprio belle, a parte che sono rigide e prende bene il telefono. Qui c'è un minimo di bordo, quindi tra virgolette lo schermo è protetto. Anche dietro c'è un pochino di bordo. Dietro nella telecamera c'è il bordino proprio, quindi non va a contatto con le superfici. E poi proprio diciamo al tatto sono lisce, però sono migliori rispetto a queste, perché se queste fanno un po' di grip, comunque se avete le mani sudate tendono a scivolare. Queste qui invece sono, cioè proprio al tatto sono fantastiche.
La regia ci suggerisce di dire che queste sono soft touch. Poi ad esempio mi piace un sacco di queste cover che hanno i tastini laterali, riprendono il tastino fisico, mentre quelle di Xiaomi, ad esempio le tacche dei volumi, sono proprio tutte intere. E poi c'è, diciamo, quello del tasto d'accensione. Queste qui invece hanno proprio il tasto su, cioè per aumentare il volume, tasto per diminuire il volume e il tasto di accensione. Mi piacciono. Se ve volete, trovate il link in descrizione. Quindi diciamo che da quando c'ho queste cose mi sono un pochettino tranquillizzato. Però se qualche negozio online, qualche azienda vorrebbe mandare un iPhone, sarebbe apprezzato. Sarebbe molto apprezzato e comunque verrebbe utilizzato anche per le riprese, quindi non sarebbe un telefono aziendale personale, ma sarebbe un telefono anche che utilizzeremmo proprio ai fini youtubistici. Youtubistici. Però Xiaomi è Xiaomi. Altro unboxing. Questo arriva dal web. Oh, senti. Questo qui, tipo a cuoricino sono messo. Oh. Sì, sono Mi Sport Bluetooth. Vabbè, cuffie Mi Sport Bluetooth. Sono quelle col filo che va messo dietro, che vanno dietro l'orecchio. Sì. C'è un altro coso di plastica trasparente. Maria. Un lucchetto, una cassaforte. Non gliela potevano mettere, a che c'erano? Due catene, non lo so. Cavetto. Qua c'è la bustina con tutti i gommini di varie dimensioni e queste sono le cuffiette. Il caricatore è sempre micro USB. E touch qua. Cuffiette. Su questo non c'è molto da dire, sono cuffiettine normali. Altro Nei! Pack online. Nei! Questo è il pezzo forte per lui. Che già sa cos'è ovviamente, però. Ma tu ci vai più a shippare, diciamo che. Grazie. Sta uscendo! Ti sei caffetto tutto lo scatolo. E che è il legno su scatolo? Su qua è il Mi 9T. 6 giga di RAM, 128 di memoria. Mi 9T, colore nero. Io avrei preso quello blu. Io lo volevo prendere pure il Mi 9T, però blu. Proprio ho detto no, vediamo, l'iPhone può essere che è. Invece, signore e signori, molto probabilmente prenderò il Mi 9T Pro. Perché il Mi 9T Pro, praticamente, a differenza di questo, avrà il processore che è lo stesso del Mi 9. Allora, ho preso nero intanto perché c'è tipo il cioè il carbonio che credo sia vero, ma non mi ricordo. E poi ho preso nero perché ha i dettagli rossi, cioè ha questo che è rosso, qui che è rosso e poi quando esce la fotocamera frontale in pratica ha gli LED rossi. In dotazione troviamo il cosino per la scheda praticamente, la cover che rispetto alle altre questa qui è opaca ed è rigida, sotto c'è il caricatore. Ma non è trasparente! Dobbiamo vedere se c'è online una coperta trasparente. Questa qui non è brutta, è che è nero opaco. Sì, però lo vedi qual è la pecca di queste cover Mi? Sono già tutte sporche. Insomma, il telefono adesso lo configureremo, lo sistemerà tutto lui e quindi... Quindi vi devo salutare subito. Il video finisce qui. Il video finisce qui, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, seguirci su Facebook e Instagram, specialmente Instagram. Mettere like, mettere like, commentare il video, commentare. Condividere. Già l'ho detto, credo, sì. E niente, io mi vado a fare il telefono. Mi vado a chiudere in una stanza. Spero che il video vi sia piaciuto. E niente. Ciao, al prossimo video, ciao. Me l'ha nascosto.